150 metri, è foilata, 150 metri, 150 metri, con la volata per partita, signori, la volata per partita, c'è l'applauso, l'applauso di Ciampino, l'applauso di Ciampino, Paolo Baccio, 87, Paolo Baccio. Allora, amici sportivi, intanto che arrivano altri corridori. Paolo, una vittoria fantastica. Sì, è stata una bella vittoria. Era un percorso che mi si diceva le caratteristiche, mi è piaciuto sin da subito. La gara è stata un po' messa a rischio quando è partito Caciotti agli ultimi due giri in salita. È stata dura a riprenderlo. Siamo rientrati l'ultimo giro in discesa. Fino ai meno due eravamo in tre, io, lui e un altro ragazzo della Spendolini. E niente, poi nel finale è rientrato un altro ragazzo della Postumia che ha anticipato. Sono riuscito a staccare prima Caciotti e l'altro compagno di fuga, a riportarmi sull'atleta della Postumia e staccarlo e arrivare da solo. Paolo, sul viale d'arrivo avevi tutto il gruppo dietro, cosa hai pensato? Ho la spacca. Una dedica per questa vittoria? Sì, la dedico agli sponsor, in primis al Forno Pioppi, Secom di Aristide, alla Verde Servizi di Belia Riccardo, la dedico anche a tutti i miei compagni di squadra che mi hanno aiutato tantissimo e anche ai direttori sportivi, a tutti quelli che mi vogliono bene. La volata è partita, c'è l'applauso, l'applauso di Ciampino, l'applauso di Ciampino, ha vinto, Paolo Baccio.